Professore, ma tu vuoi che io risponda mentre sì, mi sì, sì. Ma metterà delle domande. Ma il Medioevo era davvero così brutto come lo si dipinge normalmente? Il XX secolo è stato peggiore. Senta, ma i Templari non erano quei magici cavalieri che molto esotericamente cercavano continuamente il Santo Graal? No, il Graal non ha mai incontrato i Templari non hanno mai incontrato il Graal. Dal 600 in poi, soprattutto quando è nata la massoneria, c'è stata questa identificazione. Se vuoi ti consiglio un bel libro, lo consiglio a tutti quanti, un bel libro che si chiama Medioevo Militante ed è stato scritto da un docente dell'Università di Urbino, dicevo qua, che descrive come l'idea del Templare è stata mistificata secondo gli interessi di chi, soprattutto ma questo l'ha scritto anche Cardini, è la massoneria che ha identificato il Graal con i Templari, ma i Templari non hanno mai fatto la famosa Cherche du Graal, non c'entra niente. Che noia, professore, non mi dica che Federico II non era neanche di Svezia. Dipende dove metti la Svezia. Senta professore, lei ha spiegato, passiamo un po' a un momento più serio. Il suo libro racconta la storia sotto aspetti che molto spesso non si vogliono affrontare. In che modo i ragazzi, gli studenti devono affrontare la storia? Non parlo solo di uno studio accademico, anche da prima. Se non parti dagli interessi che hanno i ragazzi, non potrai mai costruire un loro rapporto con la storia. E non puoi andare da un ragazzo e dirgli ti parlerò della lotta delle investiture se non parti dal fatto che lui ha altre idee per la testa. E allora tu devi iniziare a muoverti, innanzitutto entrando nel suo cervello e dicendogli guarda che questa idea che tu hai del Medioevo è un prodotto culturale, perché il Medioevo non è mai esistito. Il Medioevo è un'invenzione successiva. Tant'è vero che c'è un solo periodo nella storia in cui l'uomo che viveva in quel periodo non sapeva di vivere in quel periodo. I romani sapevano di vivere dell'età romana, dell'impero, dell'età classica, come i greci. Il mondo moderno sapeva di vivere in un'età moderna successiva al Medioevo. L'uomo medievale non ha mai saputo di vivere nel mondo nell'età medievale, perché il concetto di Medioevo è successivo al Medioevo. Questa è un'idea che bisogna spiegare bene. Federico II non pensava di essere un imperatore medievale, pensava di essere un imperatore romano. Professore, lei ha appena detto poco fa che il suo libro, comunque il vostro libro è scritto a quattro mani, è fatto da due persone che la pensano radicalmente differente sulla cosa, ma è un'idea vincente? Certamente. Perché le differenze, quando sono messe insieme, accrescono il pluralismo. È lo stesso fatto per cui se arriva qui una persona dall'altra, io non solo non lo mando via, ma cerco di capirlo e di farmi capire, perché la sua presenza mi arricchisce. Del resto, chi li ha osteggiati, abbiamo visto che fine diamantifera che ha. Grazie professore.